Torta di fragole e ricotta a strati. La torta di fragole e ricotta a strati è un dolce semplice da preparare, raffinato e gustoso, che piace a grandi e bambini. Le fragole, in questa ricetta, hanno un ruolo fondamentale, donano alla torta la giusta acidità ed un profumo intenso, in contrasto con la crema di ricotta. Un dolce primaverile, fresco e cremoso, perfetto per una cena con gli amici o una ricorrenza. Per preparare la torta di fragole e ricotta a strati cominciate con la preparazione della base, sbriciolate 300 g di biscotti di tipo digestive, aggiungete un cucchiaio di zucchero e 100 g di burro sciolto. Amalgamate il tutto con un cucchiaio di legno, quindi stendete il composto all'interno di uno stampo da 24 cm di diametro, precedentemente ricoperto con carta forno. A parte, preparate la crema mescolando 500 g di ricotta fresca, 100 g di zucchero e un cucchiaio di estratto di vaniglia. Montate con le fruste elettriche fino ad ottenere una crema soffice e omogenea. In una ciotola, tagliate a pezzi 200 g di fragole, poi mescolatele con 2 cucchiai di zucchero. A questo punto, versate la crema di ricotta nello stampo con la base di biscotti, aggiungete le fragole e livellate bene con un cucchiaio. A questo punto, versate sopra alla crema il resto di fragole, 200 g, e la rimanente crema di ricotta. Livellate bene con un cucchiaio. Infornate la torta di fragole e ricotta a strati a 180° per 40 minuti. Quando la torta sarà pronta, sfornatela e lasciatela raffreddare. Servite la torta di fragole e ricotta a strati a temperatura ambiente, decorando con le fragole rimanenti.